Noi ci rivolgeremo, ed è questa la prima conferenza stampa della campagna elettorale a cui parteciperò anch'io, agli italiani, facendo presente appunto che si tratta di una scelta di campo. E vorrei farli riflettere su alcune poche cose. Che cosa significherebbe un ritorno della sinistra alla guida del Paese? È la sinistra che lo dice attraverso i suoi programmi. Punto primo, la reintroduzione dell'imposta comunale sugli immobili, la reintroduzione dell'ICI, che un giorno sì, un giorno no ci rinfacciano di avere abolito. Punto secondo, il raddoppio delle imposte sugli interessi e sulle rendite finanziarie, dal 12,50 al 25%. Punto terzo, l'introduzione di una imposta sul patrimonio, anche sui piccoli patrimoni, dai piccoli appartamenti su fino alle grandi fortune, per ridurre il debito pubblico, è la misura che hanno indicato chiaramente. Quarto punto, il pagamento per vincere, per combattere l'evasione, la loro precisa teoria, ne ho discusso io con loro negli incontri pre-televisivi, è quello che loro hanno in mente, c'è soltanto da vietare il pagamento in contanti, inizialmente dicono fino a 500 euro, poi fino a 300 e poi fino a 100 euro. Da 100 euro in su ogni pagamento dovrebbe essere fatto per la sinistra o attraverso assegni o attraverso bonifico bancario o attraverso carta di credito. Si chiama Stato di Polizia Tributaria. Altra cosa, le intercettazioni. Noi stiamo conducendo una battaglia in difesa della privacy, che è un diritto preciso che fa parte del diritto più grande della libertà. Non diciamo che nei confronti dei gravi reati non si possa utilizzare questo strumento di indagine, diciamo che ci devono essere delle prove serie che ci siano stati dei reati commessi, ma che non si possa in alcun modo gettare in pasto al pubblico delle telefonate che poi trascritte su carta o anche ripetute da attori in televisione assumono un significato tutt'affatto diverso da quello che è il significato originale. E quindi l'esperienza ci dice che gran parte di queste telefonate che hanno rovinato delle persone si sono poi rivelate prive di contenuti che potessero condurre all'esistenza di reati. Anche questo, che la sinistra invece vorrebbe vedere come un fenomeno libero nelle mani dei suoi magistrati, porterebbe a uno stato di polizia. E infine la sinistra, per interessi evidenti, vuole non tenere aperte le frontiere per gli stranieri, vuole spalancare le frontiere per gli stranieri, non vuole l'immigrazione per gli stranieri che possono venire qui e rendersi utili per la nostra economia, vuole l'invasione degli stranieri. Perché? Perché l'Italia vede una maggioranza di moderati che soltanto, pensa la sinistra, con un massiccio intervento di stranieri può cambiare il piatto della bilancia della sinistra, sarebbe portato in alto dalla presenza massiccia di stranieri a cui nel tempo concedere il voto. Ecco, io credo che questi punti dovrebbero, a prescindere da quelle che sono le situazioni delle singole regioni, le persone che metteremo in campo per la guida delle singole regioni, che dovrebbero convincere i cittadini italiani a dare un voto compatto e di grande maggioranza alla nostra parte politica. Ne sono assolutamente convinto, sono convinto che gli italiani abbiano buon senso e capacità di capire e quindi sono assolutamente fiducioso in un grande, grande risultato che darà a queste regioni la possibilità di avere dei governi in sintonia con il governo nazionale. E anche questo è un argomento importante.